Sanità siciliana, attualità e prospettive. Questo è il nome del convegno sulla sanità che si è tenuto oggi pomeriggio all'Hotel Excelsior di Catania. Presenti i maggiori esponenti del settore, dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin al presidente dell'Ordine dei Medici Massimo Buscema, dai direttori dei maggiori presidi ospedalieri della città al sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione. La presenza del Ministro, che noi ringraziamo per aver voluto dedicare una giornata alla sanità di Sicilia, ad una sanità che va riprogrammata, che va riorganizzata, su cui bisogna investire, ad una sanità che guardi ai piccoli presidi ospedalieri, che tuteli la rete ospedaliera cosiddetta minore, ma che sappia fare una perfetta integrazione tra la rete territoriale e la rete ospedaliera. Quindi questo è un impegno su cui il Ministro vuole destinare la massima non solo risorse finanziarie, ma vuole dedicare la massima attenzione. Quindi oggi con i vertici della sanità pubblica, con i vertici della sanità privata, con gli attori dell'università, della formazione, e soprattutto c'è un momento di confronto per far sì che la centralità della sanità, la centralità della persona, la centralità dei servizi sanitari possa avere anche uno spazio importante all'interno del nuovo patto per la salute che il Ministro sta predisponendo. Presente al convegno anche il Rettore Giacomo Pignataro, che nel suo intervento ha puntato l'attenzione sulla relazione tra università e sanità. È una relazione importante perché il sistema sanitario ha bisogno di una forte innovazione, sia nelle pratiche mediche, nelle pratiche cliniche, sia nell'organizzazione. L'innovazione si basa sulla ricerca e quindi sul contributo importante dell'università, che è uno dei luoghi privilegiati dove si svolge la ricerca scientifica. Ma c'è anche una necessità di formazione, che è una necessità qualitativa innanzitutto, e poi anche, mi permetto di dire, quantitativa, perché andiamo incontro a un flusso di pensionamenti particolarmente rilevante nel settore sanitario, e quindi c'è la necessità di investire affinché nel prossimo futuro si possa avere una classe di giovani medici in grado di rimpiazzare quella che si pensionerà.